È il Cremona Circuit, il teatro sul quale si corre il secondo round dei trofei MP Exhaust Moto Estate. 3700 metri di pista, 6 curve a destra e 7 a sinistra, un tracciato tecnico e veloce per una giornata storica. È il battesimo delle gare per la pista dedicata ad Angelo Bergamonti e saranno proprio i piloti del Moto Estate a fare da cerimonieri. Per la prima un parterre d'eccezione con tanti nomi illustri ad impreziosire le griglie, ma adesso giù la visiera, la parola passa ai motori. Il circuito è fantastico, bisogna ringraziare chi ha pensato questo tracciato, perché è veramente bello, è molto molto divertente, è molto tecnico e veloce, e quindi abbiamo faticato un attimino a trovare, essendo noi piloti amatori e non professionisti, abbiamo faticato un attimino a trovarci la quadra, però piano piano ci siamo arrivati, abbiamo cominciato a girare ieri in tempi accettabili e direi che sono soddisfatto. Il gusto vero è guidare qua dentro, perché senti la moto che urla, senti che si intraversa, senti che si impenna, sono tutte sensazioni bellissime per noi piloti. Eccoci qui in quel del Cremona Circuit, qui al mio fianco Andrea Tomio. Ciao ragazzi. È quasi tutto pronto per l'inizio della 1000 Open, la pole position con Luca Salvadori, Fabrizio Perotti e la Trecchina in prima fila, seconda fila Ciprietti, Piano, Goi. Che gara ti aspetti, Andrea, poco prima dell'inizio? Ah, una gara sicuramente entusiasmante, nomi importanti oggi. Dai, vediamo cosa c'è. Poi sveleremo un paio di retroscene importanti sui piloti mentre si accendono i semafori, si spengono. Sta per iniziare, via! È partita la 1000 Open. Gran partenza da parte di Salvadori e Perotti, che incombono lì davanti mentre prova in qualche maniera a sopravanzare. Penso anche Bartolini, che partiva da una posizione un po' meno privilegiata, dalla settima. Andiamo anche a capire, è Salvadori secondo, davanti dovrebbe esserci Perotti, la Trecchina a seguire. L'importante, Andrea, in questo caso era che non ci fossero problemi per quanto riguarda cadute eventuali, eccetera eccetera. Walter Bartolini, andiamo subito con lui perché deve costruirsi una posizione importante in questo momento. È sesto, è riuscito a scavallare una posizione ai piloti davanti mentre prova subito un attacco Bartolini che non riesce. Esatto, allora sì, una 1000 particolare oggi, pista nuova. Eccolo per tutti. Eccolo Bartolini, in realtà era quinto, stava scavalcando in quel momento per la quarta posizione. Andiamo con Bisconti, dicevi appunto della 1000? Dicevo che è una pista nuova per tutti, una pista sicuramente più veloce rispetto a tutte le gare del MES. Intanto vicino. De Vecchi tenta un sorpasso bellissimo, che gli riesce anche alle spalle di Matteo Crosetti. Allora Andrea, stavamo inquadrando un po' la pista dicendo che è stata una pista che è stata rivisitata apposta per il trofeo Moto Estate. Questo fa ovviamente piacere. Intanto qui siamo anche in on board con Brugnone, che parlava di una gara difficile anche e soprattutto per le tante wild card. Adesso apriremo il discorso wild card. Andrea, stiamo facendo un po' una carrellata di tutti i piloti mentre Perry, eccola lì la scia di Gabriele Perry, che riesce a scavalcare il suo diretto concorrente, che lo riscavalca clamoroso con una Aprilia. Viene scavalcato Perry, che va largo, rischia quasi il dritto Cristini. Intanto anche con lui live, è finito il primo giro e Perotti è davanti ancora. Sì, Perotti davanti a Salvadori, questo è quello che recita. Allora parliamo un po' di questi due davanti, Andrea. Tantissime wild card tra cui Salvadori e Perotti. Sì, Perotti diciamo che è rientrato dopo un infortunio, quindi penso che sia la prima seconda gara ufficiale che sta facendo dopo questo infortunio abbastanza importante, e insomma essere già subito lì davanti è sicuramente una prova di grande coraggio. Tanta roba per Perotti, malfatto, un dritto, vediamo se riesce a ricomporsi. È caduto evidentemente senza conseguenze. Bartolini intanto si è un po' staccato, eccolo qui Bartolini scavalca Ciprietti con un ottimo affondo. Adesso deve chiudere bene per non essere contro sorpassato. 13 giri, Andrea, sono tanti e qua sarà davvero una bella gara, davvero penso che il problema dell'usura delle gomme verso fine gara ci sarà.
Quindi adesso aspettiamo evidentemente di vivere questa gara, dove probabilmente assisteremo ad una solo Perotti Salvadori. In cabina di commento ho avuto l'onore di poter parlare con il responsabile marketing Ducati, che mi raccontava dritto senza conseguenze per il numero 114 Matteo Crosetti. Per fortuna non si è fatto male Brugnone, su Cristini lo sopravanza. Dicevo, parlando con il responsabile comunicazione Ducati, diceva che è un po' diversa la moto di Salvadori dagli altri. Sì, oggi sta correndo con una moto di serie praticamente, con penso abbiano rimosso davvero poche cose, gli specchietti e... Ma il fatto intanto prova a ripartire Andrea, vediamo, c'è l'inquadratura che ricompare su di lui, è riuscito a ripartire. Ecco, dicevamo, parlavamo di questa moto che è stata... È un esperimento, esatto. È un esperimento di fare una gara con una moto prettamente stradale, originale. Perotti e Salvadori iniziano a fare uno sport a parte, stanno provando a scappare quando è stato ultimato il terzo giro. Vediamo tutte le moto passare. Problemi per Perry? Sì, sta rientrando. Rientra Perry, che forse prima aveva avuto, era stato colui che aveva fatto il dritto in precedenza e che ha deciso di ritirarsi fondamentalmente. Anche Malfatto al quinto giro, il quinto raffronto. Perotti e Salvadori, mamma mia, stanno facendo un solco. 5 secondi di distacco tra Salvadori, ad esempio, e la Trecchina. Mentre andiamo on board, andiamo live con Venezia, che si trova veramente ad annaspare nelle 21esima posizione, alle spalle Bocelli probabilmente. Qui bisogna anche capire qual è la performance. E soprattutto ti chiedo una cosa: il pilota in pista, in questo caso, sapendo che avrà un degrado della gomma, sì, può tenerla, aspettare e poi magari dare la scossa giusta verso gli ultimi giri? O cerchi di dare tutto e speri che la gomma non degradi? Allora, dipende in che posizione ti trovi. Se sei ventesimo, vabbè, non ci pensi a dare la zampata finale, tiri e cerchi di stare attaccato al gruppo. Probabilmente se sei primo, secondo e stai gestendo una situazione, allora sì, ci sta la gestione. Tieni quel margine, sì, magari di, sì, qualche decimo che può consentirti qualche zampata. Incredibile la gara, sembrano in fotocopia Perotti e Salvadori. Sì. Non come disegnano le curve, Andrea, ma proprio la distanza. Mentre vediamo Brugnone alle spalle, Goi, guardalo lì come allarga il piedino, come fanno in MotoGP. E lui è un pilota che è reduce da avventure mozzafiatanti 125, 250. È un pilota estremamente esperto. Ho avuto il piacere di poter commentare con lui una gara ed è stato veramente uno spettacolo. Non so se l'hai conosciuto personalmente, però no, non l'hai conosciuto personalmente, persona squisita. Ho avuto anche la fortuna di commentare con Brugnone al 125. È stato proprio lui che ha iniziato a aprire le danze dicendomi occhio al degrado, eccetera eccetera, ed effettivamente me lo stai confermando anche tu. Sì sì, è questo. Oh, la caduta, che rischio, la caduta di Ciprietti Bartolini. E qui non è colpa di nessuno, cade Ciprietti, mamma mia, mamma che rischio, Andrea. Sì, mamma che rischio. Come abbiamo sempre visto, è nettamente diverso, è nettamente diverso. La gara è una cosa seria. Sorpasso di Minniti alle spalle di Manuel Mozzacchiodi, che respinge al mittente il sorpasso. Mamma mia, un po' largo, eh? Un po' largo. Non entra però Minniti, che a questo punto si mette Franco Bollotto alle sue spalle. Tanto andiamo ad indugiare un po' Bocelli anche su qualche altro pilota, Massimo Bocelli, come diceva evidentemente il buon Andrea Tomio, che si trova in 19esima posizione, sta facendo un po' fatica. Fa fatica Bocelli, sì. E non è da lui, l'anno scorso avevamo assistito a dei grandi guizzi ed excursus. Questo è Palladino. Ancora Salvadori alle spalle. Però sono lì, di attaccati. Se metti un righello, è sempre quella la distanza, non cambia mai. Eros Menniti con la numero 411 sta cercando di insidiare Manuel Mozzacchiodi. Lo sta facendo da diverso tempo. Vediamo se riuscirà a scavalcarlo o se non ci riuscirà. E questo è il trend per questa parte di gara che sta prendendo in Mille Open quello che riguarda questo pilota. Brugnone intanto sesto, da solo con quinto Goi. Ciprietti prima, che è rimasto, è riuscito, forse è proprio lui che è caduto con Bartolini. Adesso cercare di capire perché c'è stato quel problema. Qui intanto vediamo qualche inquadratura con Venezia, numero 44, anche lui un po' in difficoltà. Ci sono dei piloti che oggettivamente rispetto all'altro circuito stanno facendo decisamente più fatica. Sì sì, è un po' per il problema che ti dicevo. Salvadori ha passato Perotti, eccolo qui all'intertempo, all'ottavo, alla fine dell'ottavo giro, mentre le inquadrature vanno su Bartolini, che sta per staccare il pass dell'ottava posizione. È questa la vera grande notizia
Salvatore ha scavalcato Perotti, adesso chissà che non assistiamo a un'altra gara. O rimangono francobollati o ti faccio proprio pronostico. Salvatore prova a scappare? L'ho aspettato e studiato e adesso prova a scappare? Ma potrebbe essere che abbia aspettato verso la fine per provare adesso a forse ad allungare un po'. La domanda ce la dobbiamo fare, la risposta l'avremo soltanto tra poco. Evidentemente Boccelli, intanto lo stiamo vedendo, qualche pilota fa un pochino di fatica, soprattutto nel completare anche De Vecchi, ritiro anche per lui. È rientrato, prima abbiamo visto anche l'inquadratura di Cornia che si trova al 19° posto, Venezia scavalca e scavala la 20ª posizione, Salvadori, Perotti che iniziano anche a doppiare qualche pilota quando hanno ultimato in precedenza il 7° giro, siamo nell'8° giro, tra poco verrà ultimato, anzi siamo nel 9° giro, contestualmente metà 9° giro, e la gara qua inizia ad infittirsi, Andre, perché comunque i due piloti non sono lontani, segno che Salvadori non ne ha tanto più di Perotti, ma ha deciso di scavalcarlo. Sì, ha deciso di scavalcarlo e ha fatto anche bene, perché almeno ti provi a mettere davanti e vedi se dall'altra parte c'è qualche risposta, no? Vuole essere artefice del suo destino a questo punto Salvatori. Questo è Ciprietti, tanto l'abbiamo visto inquadrato, Malfatto lo vediamo tante volte. Andrea, ci sta provando Malfatto, ha avuto il problema iniziale, sta provando in qualche maniera a rientrare, tanto dei doppiati, per se sì, dei doppiati. Salvatori scavalca il suo doppiato e sai che questo doppiaggio sta creando problema per Perotti, che si è staccato. Inizia a esserci un mezzo secondo tra Salvatori e Perotti. Chissà che questa situazione di doppiaggio non possa creare un problema, un disservizio a Perotti, che è stato scavalcato prima da Salvatori, ma che adesso è riuscito a mettere un mini gap. Vedremo alla fine dell'intertempo, sicuramente ha allungato in parte. Salvadori mezzo secondo davanti a Perotti. Mi sa che c'è davanti qualche c'è un altro doppiaggio. Attenzione che questo distacco se lo trascina anche grazie soprattutto a quel passaggio importante ottenuto in precedenza. Palladino scavalcato da Barra, sta provando a contro scavalcarlo, vediamo adesso poi, ecco, però qui non siamo con Palladino, qui è un altro sorpasso da parte di Brignoli, che sta combattendo con Goi. Iniziamo ad entrare nel penultimo giro, Andre. Esatto, iniziamo a entrare nel penultimo giro, anche perché penso che anche loro inizieranno adesso ad accusare un po' di caldo, un po' di stanchezza, un po' di degrado delle gomme. E chissà che non ci diano due giri finali roboanti, quei due lì davanti, quei due marziani che si stanno contendendo la prima piazza. Qui intanto inquadratura sul 180 Massimo della Bocelli. Pista. Massimo Bocelli, lo conosci bene? No, lo conosco perché insomma è un veterano del Trofeo Motestate, è tanti anni che corre Massimo, e quindi sai, ci si saluta e so che è tanti anni che corre, ecco. Questo è l'importante, che noi sappiamo che corrono da tanto tempo, quando siamo al 12° giro, l'affrontare una curva importante prima o poi di un rettilineo finale con Salvadori davanti a Perotti, 5 i decimi che li separano, si è mantenuto quel distacco e non si sono più staccati l'un dall'altro. Eccoli qua, come Brugnone e Bartolini, che poi probabilmente si giocano la vittoria nella loro di categoria. Cristini, vediamo se va largo. No, non è andato largo. Non è andato largo Cristini. Questo è l'importante, che nessuno si faccia male, ragazzi, perché siamo alla fine. Bartolini, guardalo qui alle spalle di Brugnone. È vicino. Oddio. Mamma mia, l'abbiamo Brugnone visto. Spinge, l'abbiamo visto in precedenza. Forse proprio qui ancora Brugnone Bartolini. Però Salvatori. No, questi sono Salvatori Perotti. Perotti ha staccato, Perotti ha mollato probabilmente Salvatori. Sì, va a vincere la 1000 Open, ma aspettiamo il passaggio sul rettilineo finale. Ho avuto il piacere di commentare con il responsabile Ducati una gara al Fundicotone, se ne sono date per tutta la gara. L'8° giro, Salvatore ha scavalcato Perotti con un sorpasso importante, poi i doppiaggi hanno fatto la differenza. Manuel Mozzacchiodi intanto alla ricerca della 15ª piazza su Sartori e Milanese, manca forse troppo poco, Andre, ma c'è un gruppone qui di piloti davanti. È vero. Ed eccoli qui che passano. Vince Salvadori, alle spalle Perotti, esulta Salvadori. Perotti non esulta, ma deve essere soddisfatto della sua gara, mentre stanno per arrivare. No! La caduta incredibile da parte di Cristini, se non erro, col numero 8. Sì, gli è scappato l'anteriore. Brignoli, Goi, arrivano tutti intanto.
gli altri piloti, Brugnone e Bartolini, probabilmente non li abbiamo visti passare, no, eccoli lì, Brugnone e Bartolini, vediamo come arrivano, Brugnone e Bartolini, Ciprietti, arriva anche Palladino, Para, Altieri, Moggio, Milanese, mamma che gara Andrea, ho perso la voce. Andrea, andiamo a commentare quella che è un po' la classe che ci fa più divertire di tutti, che la 300 Supersport. Si stanno per accendere i semafori, sta per iniziare lo spettacolo al Cremona Circuit della 300 Supersport, via, partiti! Subito grande partenza, andiamo a cercare di capire, Andrea, chi è davanti, forse addirittura Smith che va a contendere il posto allo stesso Gennai. Intanto siamo subito con Matteo Cristini che cerca di sopravanzare qualche pilota, forse qui va dritto? No, riesce a tenere in maniera importante la moto. Siamo con qui questi cervioni, lo vediamo con il cervio comparire sulla sua tuta. Andrea, una partenza pulita, è un circuito molto diverso rispetto a quello di Varano. Esatto, sì, diciamo che inizia a essere una pista vera, perché è, rispetto a come ci ha sempre abituato in moto estate, con un panorama di pista della manna. Intanto Andrea, scusami, un sorpasso bello, un po' più lente, mentre qua inizia a essere una pista un po' più veloce, dove è nuova un po' per tutti, quindi... Sì, perché è stata rivisitata, questo lo ricordiamo, è stata cambiata, attrezzata anche per le gare del moto estate. Cercheremo anche di capire l'usura e ti chiederò dopo, perché in cabina di commento mi è stato fatto notare che probabilmente negli ultimi giri possa esserci, inizia ad esserci anche un po' di usura per quanto riguarda i pneumatici, allora dovremmo anche valutare l'entità di questo aspetto. Mentre ragazzi, prova ad involarsi, è stata una buonissima partenza, andiamo. Marco Cristini, mamma cervioni, ha rischiato l'impatto, vediamo se ne approfitta subito Cristini. Ottima la partenza di Agazzi, buona la partenza di Smith che dalla quarta si trovava seconda. Adesso vediamo, intanto sì, Cervioni sfrutta la scia, si inizia a vedere un po', vedi, gli fa segno. Cosa fa Cervioni? Gli fa il cenno di farsi seguire. Di farsi seguire, un po' come... Sì, diciamo per tirarsi, perché con la 300 in questi lunghi rettilini inizia... Caduta! Incredibile! Nel replay, come mai questa caduta, Andrea, secondo te? Partito il posteriore o l'anteriore? No, aspetta nemmeno. Che la rivediamo. No, in realtà sì, forse la posteriore. Mi sembra è più il posteriore, sì. Il replay, peccato per la caduta, l'abbiamo vissuta live quando ci accingiamo a vedere il primo passaggio. È sempre Mirko Gennai davanti, Conte, Smith, Agazzi, Zannoni, Lisci, Sala, Lorenzini, Bonetti, Fortini, Corti, undicesima posizione. Mi sembra che Gennai inizi a provare a scavare il solco. Quello che ci sta dicendo la gara in questo momento, comunque resta sempre lo snodo della... guarda adesso che gli prende la scia, guarda quanto si avvicina, guarda A prescindere, tu dici la potenza, a prescindere, vedi Cristini, vedi la scia, Cervioni di guarda, nuovo ci riprova e di nuovo riesce a sorpassarlo. È incredibile, cioè in realtà qui ci sono una marea di piloti che si stanno anche un po' incatastando e forse si stanno facendo un po' da tappo, perché davanti intanto Gennai sta veramente facendo un altro sport. Davanti Smith ha scavalcato Agazzi, che ha scavalcato Conte dalla seconda in quarta posizione. È un attimo, in questo momento è un attimo trovarsi dalla seconda alla quarta, anzi addirittura qua se fosse un po' più compatto il gruppetto potresti saltare dal primo all'ottavo posto in un attimo. Tanto un po' largo e ne approfitta, sì, è riuscito ad entrare. E questa parte qua nuova mi spiace che non sono riuscito a girarci ancora in questa pista, però dà l'idea di essere molto molto bella, molto più veloce. Al quinto giro, quello appena percorso da Gennai fa 1.43.524, si sta tenendo sempre sull'1.43 più o meno, stanno andando decisamente più lenti Smith, Conte, Agazzi, che si trovano in questo momento in questa posizione, mentre Smith esce forte, Conte alle spalle, adesso sono vicinissimi. Conte in questo caso ha fatto 1.43.869, quindi 3 decimi sotto la migliore prestazione. Qui siamo con Niccolò Lisci che cerca in qualche maniera di imbastire questa sfida, nella sfida con Zannoni per la quinta piazza. E poi ti dicevo, Smith 1.44.015, tutti quanti sull'1.44 basso, mentre si sta tenendo veramente fortissimo Gennai sull'1.43 non basso, però 1.43.5, diciamo 1.43.5, che che caduta e che peccato, tanto rammarico. Sai che penso che sia Cervioni?
vediamo un Gennai in solitaria. Ha veramente messo il turbo Lisci di nuovo alle spalle di Zannoni, che prova ad acchiapparlo in qualche maniera. Vediamo lo passa. No, non ci riesce, forse chiude bene Zannoni. Guarda, in questo caso arriva forte. Tu dici che prova a incrociare adesso, la traiettoria? No, adesso si mette in scia qua in fondo al rettilineo. E allora proviamo ad assistere al tentativo di sorpasso da parte di Lisci, che cerca di sfruttare la scia. Non gliela chiama la scia in questo caso Zannoni, ma sai che forse... Però va forte la moto di Zannoni. Va forte Zannoni davanti, va forte Zannoni. Infatti non ce la fa neanche in scia a passarlo, quindi vuol dire che la moto di Zannoni va forte. Zannoni va forte, vediamo se qua riesce a chiudere. Forse sì, con lo staccatore, vediamo se non va dritto. Stavamo guardando prima, Andrea, quel gruppettone di piloti che sta cercando di insidiarsi l'un con l'altro per arrivare, se non altro, uno davanti all'altro. Hai visto che è ripassato Zannoni? E sai dove? Proprio lì dove mi stavi dicendo tu prima. Eh sì. Su quel rettilineo, mentre è completato l'ottavo giro, tempone da parte di Gennai, 1:43.497, continua a martellare. Incessante a martellare, in questo caso ha dato un secondo a Conte Smith e a Gazzi, incredibile. Solo in questo raffronto cronometrico, vuol dire che non vuole mollare nulla Smith. No, anche perché mancano due giri alla fine, quindi cioè, se sta continuando a tirare così vuol dire che se la sente, ci sta, va benissimo. E delle volte ti aiuta anche a rimanere concentrato, perché non perdere la bussola, sì, prima che magari non ti perdi e fai un errore, esatto, e ne paghi le conseguenze. Intanto Lisci francobollato a Zannoni, vediamo se in uscita prova il sorpasso. In questo caso non può, perché stiamo affrontando le ultime curve prima del rettilineo finale. Lisci ancora francobollato a Zannoni. Voi dovete immaginare che noi seguiamo con le immagini, girandoci con lo sguardo, guardando le moto. In questo caso vediamo se prova a sfruttare la scia, no, perché non è il rettilineo quello lungo, no. Siamo ancora lontani. Ancora l'affronta e le telecamere indugiano naturalmente sul leader della pista e della gara, Mirko Gennai, che ha strappato la pole, che sta strappando una serie di giri clamorosi tra di loro rispetto a quello che sta riuscendo a fare. Ancora Lisci, Zannoni, sono queste le gare nelle gare. Smith, Conte, Gazzi da una parte, Lisci, Zannoni dall'altra. Vediamo Lisci che è uscito fortissimo, no, non lo insidia, forse gli mette soltanto un po' di pressione. Andre, ci sta? Sì, adesso arriviamo nel punto fatidico dove lo ha scavalcato. E adesso vediamo se però Zannoni gli contro sicuramente adesso Zannoni lo ripasserà. Vediamo se il buon Andrea Torre, eccolo lì, è comparso Zannoni, ha riscavalcato Lisci, che forse però ancora un tratto di pista devo sfruttare la scia, no. E allora a questo punto decide di aspettare, di accomodarsi, aspettare quello che ormai è l'ultimo giro. Qui se la sta prendendo più comoda ancora Lisci con Zannoni, eccoli qua, compaiono alle spalle di Zannoni. C'è Lisci, vediamo se qui prova a entrare. Ci prova, è dentro. Sì. Lisci la tiene, ma indovina cosa c'è qua dietro. Eccolo qui, tra un po' arriva il rettilineo, ancora non ci siamo. Ancora no, adesso la c'è ancora un destra, un sinistra. Esatto, e via, tra un po' Zannoni ricompare. E allora la speranza di Lisci è che riesca a tenere la posizione, che in questo caso con le unghie e con i denti sta cercando di tenere. Deve adesso fare un super tempo, è dura. Dice, eccolo qui, è arrivato il rettilineo. Andre, vediamo se compare Zannoni. Ahi, guarda qua cosa fa però. Sì, fa per non farsi prendere la scia. Per non farsi prendere la scia. E attenzione, perché forse sta riuscendo nell'impresa. Non Bravo. Vediamo. Ah, ma gliela tira. Mamma la staccata, mia. ci prova. È un po' lontano. È lontano. Lisci, Zannoni però... è ripassato. Vediamo, lontano. Sfida nella sfida. Oh, che passaggio! Straordinario! Niccolò Lisci! Bravissimo! Quando siamo vicinissimi, guarda qui! Arrivano Conte, Smith e Agazzi! Questo dovrebbe essere l'arrivo finale. Intanto vediamo dietro Lisci e Zannoni, ci hanno fatto divertire tantissimo. Lisci davanti! Bravo! Lisci davanti, gran sorpasso, da applausi!